Io mi riferisco soprattutto alla situazione delle condizioni in cui la polizia, in riferimento soprattutto al sindacato SAP e comunque agli agenti di polizia, in cui si trovano con attrezzature non adeguate. Io ho avuto modo anche di vedere, insomma, la protesta che viene fatta davanti alla Camera dei Deputati, nel gazebo, lo sciopero della fame. Credo che sia grave, insomma, che noi stiamo a ragionare se sollecitare o meno lo Stato ad adeguare le attrezzature e tutti gli apparati, insomma, che servono alla polizia per reagire in maniera efficace e di tutela della sicurezza dei cittadini, quando dovrebbe essere una cosa scontata. Credo anche che quanto è avvenuto in riferimento al responsabile del sindacato, che è stato raggiunto da provvedimento disciplinare, quanto sembra, proprio perché ha denunciato questo tipo di carenze. Sono carenze, io adesso non sto parlando ovviamente dei poliziotti che pagano di tasca loro la benzina, insomma. Abbiamo vissuto anche quello, spero che questo sia già stato superato. Però almeno sapere che queste persone, che sono notoriamente sottopagate per il lavoro che fanno, quando lo fanno lo possono fare in assoluta sicurezza e con la sicurezza, insomma, di essere tutelati per poter avere più garanzie nel tornare a casa quando hanno finito il loro lavoro, credo sia fondamentale, credo che sia giusto che una regione come la nostra, che è sempre molto attenta, insomma, a questi temi, possa fare un sollecito al governo, allo Stato. Senza nemmeno, io penso che una cosa del genere non sia nemmeno da discutere, cioè, è una cosa talmente di buon senso, talmente logica, stiamo parlando comunque non solo di chi garantisce la nostra sicurezza, ma anche di chi è organo dello Stato e che lo Stato tutela. Oltre a questo, ovviamente gli avvenimenti che sono avvenuti a Bruxelles hanno innalzato un po' tanto, devo dire, il nostro timore di attacchi anche da noi. Non ricordo che ci sarà il Giubileo, quindi occasioni che sono sicuramente attenzionate da molti, soprattutto spero dalle nostre forze dell'ordine. Trovo che per situazioni di carattere speciale, emergenziale o quantomeno particolari, come possono essere eventi come il Giubileo o altri che sul nostro territorio si possono realizzare, non sia del tutto errato il fatto di poter occasionalmente affiancare alle forze dell'ordine anche forze militari. Sarei più tranquillo se le nostre forze dell'ordine ordinarie, scusate il gioco di parole, fossero adeguatamente, non solo adeguatamente attrezzate, ma anche adeguatamente formate, perché è il loro compito fare questo tipo di servizio, che è giusto che vengano valorizzate, fatte e messe nelle condizioni di farlo al meglio. Quindi non solo dei corsi, come si diceva prima, dove si guardano un po' di slide, ma dei veri e propri corsi di addestramamento anche per ciò che sono purtroppo le nuove metodologie anche, no? Che possono avvenire dal punto di vista degli attacchi terroristici. Questo anche a tutela di chi nel nostro territorio viene con assoluta volontà di collaborare, di essere cittadino del nostro paese, pur non essendo nato qui. I pochi che hanno creato questo clima di terrore, o che stanno tentando di inoculare in noi questo clima di terrore, non devono comunque essere identificati come la linea, diciamo, di comportamento di chi da noi viene in modo onesto e con la voglia di costruire un nuovo futuro per sé e la propria famiglia. Questo per dire che io non ho intenzione ovviamente di etichettare qualunque immigrato come possibile terrorista, ma sicuramente all'interno di questi flussi ci sono, lo sappiamo, e bisogna, a mio avviso, fare in modo che le forze dell'ordine, la intelligence nazionale, abbia maggiori mezzi per identificarli, isolarli e
renderli inoffensivi. Detto questo, ci sono ovviamente delle risoluzioni che ci trovano sicuramente favorevoli, altre un po' meno, però diciamo adesso le voteremo in funzione di quello che abbiamo deciso. Questa è la nostra posizione, credo che sia una posizione di buon senso, non si tratta di posizioni estreme, ma assolutamente credo condivisibili. Spero che la maggioranza, insomma, prenda atto che non siamo qui per fare delle polemiche, perché non si tratta di fare polemiche o di mettere bandiere. Noi, come detto, alcune risoluzioni le voteremo, altre ci stiamo pensando, e spero che, insomma, si riesca a raggiungere un punto di vista comune. Grazie.